Ogni sabato mattina in Piazza Matteotti torna il Mercato della Terra. Come nasce questa iniziativa? Il mercato nasce nel 2010 su iniziativa dei produttori locali. Mercato a chilometro zero, tutti i produttori sono nel raggio di 40 chilometri. Che tipi di prodotti si possono trovare al Mercato della Terra? Verdure di stagione, poi abbiamo miele, confetture, frutta, artigianato, farine, legumi. Che opportunità è per un produttore venire a vendere qui i propri prodotti? Farsi conoscere dalla popolazione, diciamo, di Umbertide, che magari non ci conosceva, perché essendo piccoli produttori ognuno vendeva nella sua piccola bottega, nella sua azienda, mentre qui ci hanno conosciuto in più, e poi si riesce sinceramente a vendere un prodotto buono a prezzi più bassi senza passare per i negozi. Che cosa significa per un produttore locale partecipare al Mercato della Terra? Allora, per noi produttori significa molto, perché ci dà la possibilità di mettere sul commercio i nostri prodotti senza passare troppe. Quindi si riesce a vendere un prodotto al giusto prezzo, quindi realizziamo qualcosa di più rispetto a magari darli alla grossa distribuzione. E poi penso che è un vantaggio grosso anche per chi acquista questi prodotti, perché prende un prodotto fresco, un prodotto non lontano sulla zona, e quindi sono prodotti buoni, e quindi un vantaggio anche per loro. Prodotti di stagione sempre, perché questo mercato offre i prodotti di stagione, perché quindi ecco. Insomma, la storia di questo mercato è un po' questa. Quali prodotti si possono trovare al Mercato della Terra nel mese di novembre? Allora, tante varietà di cavoli, poi ci sono i cardi, i porri e ancora abbiamo anche qualcosa di peperoni, ma ecco, stanno per finire. Poi patate, zucca. Possiamo trovare tutto per quanto riguarda le verdure da cuocere, dalla bietola, i rapi, diverse varietà di cavoli, queste cose qua, radicchi, insalate, queste cose qua, oltre anche ad altri prodotti, frutta, patate, la zucca che comincia a essere molto apprezzata anche dalle nostre parti. Qualche consiglio per cucinare i prodotti che in questo mese ci offre la terra? Allora, possiamo fare una vellutata di porri, che è molto semplice, veloce. E si cuociono i porri, poi si frullano, poi si fa un brodo di verdure, poi si mette parmigiano, panna, poi si fa brustolire il pane e si mette nella zuppetta.